Ben ritrovati con il telegiornale su Arezzo TV. Apriamo parlando di un altro incidente sul lavoro che è avvenuto nel territorio aretino. Il settore è quello orafo. Incidente sul lavoro nell'Aretino in una ditta del settore orafo che si trova nella zona industriale di San Zeno alle porte della città. È accaduto intorno alle 15 e è esploso per causa in corso di accertamento una tanica di acido cloridrico. Tre gli operai che sono stati soccorsi dai mezzi dell'emergenza urgenza della ASL Toscana Sud-Est con Misericordia e Croce Bianca. I tre, due ragazzi di 24 e 26 anni e una ragazza di 19, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Avrebbero riportato ustioni al viso e agli arti superiori. È stato attivato anche il protocollo per le maxi emergenze, arrivati sul posto anche i vigili del fuoco del comando aretino e personale della questura di Arezzo. Per la ricostruzione dei fatti indagano proprio i vigili del fuoco. Sul posto anche i tecnici ASL del Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro. E un'auto si è ribaltata questa mattina poco dopo le 7 mentre stava percorrendo la strada provinciale 327 nel comune di Civitella in Val di Chiana, ferita una 47enne trasportata al pronto soccorso del San Donato in codice giallo. Sul posto la Misericordia di Arezzo, i vigili del fuoco e i carabinieri. Un altro incidente è avvenuto in tarda mattinata invece oggi ad Arezzo in via Calamandrei. Si è trattato dello scontro tra un'automobile e un monopattino, ferito un 27enne trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Donato, sul posto anche la polizia municipale. Torna il pericolo incendi anche perché sono tornate le alte temperature, allora oggi intorno alle 13 le fiamme sono divampate in località Latereto nel comune di Laterina Pergine Valdarno. L'incendio ha interessato una superficie a prevalenza boschiva e ha visto impegnati nelle operazioni di spegnimento i volontari della racchetta di Laterina e Bucine, il GAIB di San Giustino, le squadre dell'Unione dei Comuni del Prato Magno, i vigili del fuoco di Montevarchi. Sul posto anche il direttore delle operazioni dell'Unione dei Comuni del Prato Magno e l'elicottero del sistema AIB regionale. A fuoco circa 15.000 metri quadrati di formazione neoboschiva. Nel pomeriggio la situazione è tornata poi sotto controllo. Si è appena conclusa a Monte San Savino l'edizione 2023 della Festa della Porchetta, rovinata però in un certo senso da un brutto episodio. Due notti di scorribande proprio a Monte San Savino, almeno tre le persone che sembrano coinvolte in quanto è accaduto. Tra sabato e domenica di notte alcune persone si sarebbero intrufolate negli stand appunto della Festa della Porchetta organizzato dai produttori locali e hanno fatto razzia di forme di formaggio, bottiglie di olio, aglione e barattoli di miele. Non contenti del furto avrebbero poi disperso alcuni di questi materiali proprio nel lastricato del centro storico di Monte San Savino, andandolo ovviamente anche a danneggiare. In questo caso è intervenuta la Polizia Municipale che sta portando avanti le indagini. Adesso invece parliamo di Pompieropoli, una iniziativa sempre tanto gettonata dai più piccoli che scoprono così appunto il lavoro dei vigili del fuoco. Dopo aver indossato casco e giubbotto, guidati da vigili del fuoco esperti, hanno vissuto una giornata da mini pompieri simulando interventi e salvataggi. Al Parco Pertini di Arezzo è così tornata Pompieropoli. Sicuramente se sentono una sirena si immaginano quello che può essere accaduto, e però si comportano in un modo di preparazione, che sanno che c'è qualcuno che sicuramente a loro li porta aiuto. Una giornata per divertirsi imparando attraverso un percorso ludico educativo in totale sicurezza e autonomia. Percorso pedagogico studiato appositamente per loro, per renderli autonomi. Infatti, come vedi, i genitori non fanno più parte del percorso ma sono indipendenti, sono soltanto seguiti da noi, e proprio per renderli più autonomi, più partecipi a quello che fanno, e mettono molto ma molto più impegno. Vogliamo ricordare l'autore di questa opera, oltre alle vittime dei crimini terroristici di tutto il mondo. Dopo l'11 settembre ci siamo scoperti sicuramente più deboli, con la consapevolezza che quei valori che hanno fondato
Le nostre vite che hanno dato luce al nostro futuro devono essere preservati. Così l'assessore alla cultura del comune di Castiglione Fiorentino, Massimiliano Lachi, durante la cerimonia commemorativa dedicata appunto alle vittime delle Twin Towers, che come sappiamo ricorre oggi 11 settembre e che si è tenuta presso il monumento che si trova in via Trento Trieste nella cittadina della Valdichiana. L'opera progettata dagli studenti della Texas University è a perenne memoria di questa immane tragedia e rappresenta anche l'unione, l'amicizia che è nata tra gli Stati Uniti appunto e la cittadina castiglionese. La giunta comunale di Arezzo ha dato mandato al servizio patrimonio di individuare un'altra area dove ospitare le antenne della telefonia mobile, che dunque dovranno sparire proprio dalla torre del palazzo comunale. Queste antenne saranno rimosse e insomma di fatto la torre tornerà ad essere quello che insomma si merita di essere, ovvero un luogo ammirato da visitatori e turisti. Tanta gente per l'edizione 2023 di Via Romana in festa. Il servizio. Un originale taglio del nastro con una focaccia lunga oltre 2 metri per dare il benvenuto alla 13ª edizione della manifestazione. È così tornata Via Romana in festa. E potranno far apprezzare tutte le attività e tutti i prodotti che normalmente vendono e che abbelliscono Via Romana. L'arteria d'ingresso alla città si è trasformata in un'isola pedonale, via le auto per far spazio allo svago tra buona cucina, musica e divertimento. Protagoniste dell'evento, ormai entrato nella tradizione degli aretini, le attività di Via Romana, aperte per l'occasione sino a mezzanotte. E questo dimostra che le nostre attività, le attività del quartiere, ma di tutta la città, sono vive, sono pronte anche a uscire dal proprio negozio, dalla propria struttura per venire in strada e realizzare una grande festa. Scuole di ballo, società di ginnastica ritmica, DJ set, musica dal vivo, la cornice dell'evento. E adesso apriamo la pagina dello sport, prima con le dolenti note, quelle che riguardano la prima partita dell'Arezzo in casa contro la Carrarese. Forse l'avversario, squadra importante, squadra di alto livello per la C. Noi nel primo tempo abbiamo fatto un primo tempo straordinario e forse non meritavamo, ecco, di finirlo in pari. Poi in secondo tempo loro sono usciti e è chiaro, sono andati in vantaggio, potevamo pareggiare, però poi in inferiorità numerica era dura rimetterla. Cioè, direi che noi abbiamo fatto un primo tempo straordinario, un secondo tempo normale, loro sono stati bravi a tenere botta nel primo tempo e poi hanno dimostrato la loro forza alla distanza. Io esaspero e Dio, e oggi abbiamo fatto una prestazione molto molto migliore di quella di Rimini. Molto molto migliore di quella di Rimini. Rimini per vincerci è bastato fare la metà della metà di quello di oggi. È chiaro, le forze delle due squadre, Rimini e Carrarese, non sono paragonabili, però ecco, prendiamo tutto quello di buono se visto. Belli, alla fine ho detto nel prepartita che tornare qua è sempre piacevole. Poi ti avevo detto che anche se fossi stato fischiato avrei capito e probabilmente da tifoso avrei fatto una cosa del genere. Non li ho presi o quantomeno non li ho sentiti, quindi mi ha fatto piacere. Sarebbe stato troppo prendere gli applausi visto il trasferimento che ho fatto in quel momento lì, però insomma mi fa sempre piacere. Poi sì, la nostra squadra è una squadra esperta che sa gestire i momenti, l'avevamo detto, lo diciamo sempre da quando siamo in ritiro, che quando si allestisce una formazione del genere, un organico del genere, poi bisogna saper sopportare la pressione e nella pressione bisogna tentare di trovare dei risvolti positivi anche in partite difficili come questa. Siamo stati tranquilli, l'Arezzo ha pure avuto una palla che se finalizzata meglio poteva pure fare il 2-0 e sarebbe stato un po' più difficile, però la squadra non si è disunita, ha trovato il pareggio, dal pareggio in poi ci siamo riordinati un po' anche nel tipo di situazioni che volevamo creare. La partita, se guardi il risultato, è un po' bugiardo, dai, però la Serie C è questa. Giocavamo contro una squadra forte e siamo stati in partita bene nel primo tempo, il secondo siamo un pochino calati. E credo che dobbiamo
fare un po' di esperienza su questa cosa qua, che magari in quei momenti in cui vediamo che magari perdiamo qualche seconda palla, qualche duello, visto che comunque il nostro è un gioco un po', diciamo, propositivo, dobbiamo magari avere l'intelligenza di stare qualche metro più bassi magari, no? Perché comunque andando a sommare le occasioni loro, cioè sì, hanno avuto qualcosa, ma sì, nel momento in cui era la partita quasi addormentata, diciamo, hanno trovato quel 2-1 e poi espulsione, potete commentarla voi, credo, però che comunque mentalmente un po' ci ha tagliato le gambe, dai. Cioè, hanno fatto loro, effettivamente sì, hanno fatto un tiro da fuori, una mezza roba, però al primo tempo sto parlando. E magari potevamo gestire meglio il vantaggio il primo tempo, sarebbe, se andavamo col vantaggio nel spogliato il primo tempo sarebbe stato diverso, sì. Cioè proteggersi un attimo di più? Sì, o comunque proteggersi, alla fine ha preso un gol su una palla inattiva è un altro, le palle inattive sono un altro sport, nel senso non è calcio, è un'altra roba, sono 20 giocatori dentro un'area di rigore, quindi devi stare concentrato quei 3 secondi, 4 secondi che non ti fanno prendere gol, poi ci mancherebbe, sono anche gli avversari, però ripeto, dovevamo gestire meglio il vantaggio, quello sì, cioè eravamo sull'entusiasmo, potevamo magari fare raddoppio, comunque andare a gestire meglio quel vantaggio. Grande festa invece nelle scorse ore per il compleanno dell'Arezzo, che ha appunto festeggiato i suoi 100 anni con vecchie glorie e tanti tifosi. 100 anni di storia a Amaranto, un secolo calcistico rivissuto nelle sue tappe più significative e comunale, tra ospiti, filmati e un po' di commozioni. L'Arezzo Calcio compie 100 anni, traguardo celebrato con una grande festa di popolo, seppur inevitabilmente un po' guassata dalla sconfitta subita ad opera della Carrarese. Le emozioni sono tante, a partire da quando è stato presentato il libro, che è stata un'emozione unica, e poi festeggiare 100 anni, insomma, e essere anche magari uno dei giocatori del periodo forse d'oro dell'Arezzo è emozionante. Poi quando sei qui c'è sempre qualcosa di bello da festeggiare. Una storia ripercorsa assieme ai tifosi, dalla promozione in Serie B nel 1966 alla splendida cavalcata dell'Arezzo di Terziani e Angelillo, e poi 5 anni dell'era Cosmi, che riportò l'Arezzo dalla Serie D ad un passo dalla B, ed ancora il trionfo di Somma del 2004 sino ad arrivare alla conquista della promozione dello scorso maggio. Davanti ad una tribuna gremita di tifosi hanno sfilato molti dei personaggi della storia del Cavallino al motto 100 anni di passione. È una giornata speciale, perché 100 anni di una maglia così gloriosa è talmente importante che sono emozionato anche a rivedere i miei compagni di una volta. Sono arrivato qua, avevo 19 anni, sono andato via a 28, quindi ho trovato moglie, i miei figli sono nati ad Arezzo, quindi parlare di Arezzo è come parlare della mia città, e quindi ne parlo sempre molto volentieri. È una giornata importante, perché 100 anni di una società non è da tutti i giorni. L'Arezzo se li merita tutti, e sperando che fra altri 100 anni sia ancora meglio. Qui sono diventato allenatore, qui sono cresciuto come uomo, ho avuto ed ho tuttora delle amicizie meravigliose, è una città che mi ha, tra virgolette, adottato. C'è anche chi ha scelto proprio questo giorno di festa per sposarsi. Tra matrimonio e centenario, ora penso di essere più forte, ma sto invecchiando, so se ce la faccio, però è una cosa meravigliosa. Presente infine anche la ginnastica Petrarca. Ed infine parliamo invece dell'esordio in Coppa Italia dell'Arezzo Calcio Femminile. Anche questo purtroppo è stato un esordio in negativo. Il servizio. Prima partita ufficiale per le Amaranto di Mr. Mike, che perdono di misura contro la Lazio, la prima partita valida per il passaggio del turno di Coppa Italia. Le biancocelesti allo stadio comunale di Castiglion Fibocchi hanno battuto per 2-1 l'Arezzo Calcio Femminile, approdando agli ottavi. La Lazio si porta subito avanti al nono con la rete su punizione di Moraca. Poco più tardi un errore in fase di manovra consegna palla alle ospiti, che con Popadinova trovano il gol nonostante un
Totti Manardi che para il primo tiro in uscita. Al 37esimo accorciano le aretine con la rete di testa di Zito che insacca il cos di Ploner. Nella ripresa la Lazio mantiene e difende il vantaggio guadagnandosi gli ottavi dove troveranno l'Inter. Comunque un ottimo test per l'Arezzo in vista del primo match contro il Ravenna. La prima partita dell'anno, diciamo, dell'anno calcistico, della stagione. Difficile avversario, molto difficile, lo sapevano dall'inizio. Hanno delle giocatrici che hanno fatto una carriera molto importante e penso che oggi abbiamo dimostrato a noi stessi, le ragazze a loro stesso, che possono, se hanno questa fiducia e questo atteggiamento giusto, non devono avere paura di nessun avversario, e questo mi piace molto perché con questo sentimento, con questo feeling possiamo lavorare e mettere più lavoro ogni giorno. Sono contenta per questa rete anche se sono convinta che potevamo fare molto di più. Abbiamo messo in difficoltà una squadra blasonata, comunque che è una squadra che punta a vincere il campionato. Siamo felici della prestazione, sono felice del gol, però un po' di rammarico c'è perché comunque abbiamo fatto una grande prestazione. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci.